Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti alla Galleria dell'Accademia. Buongiorno particolarmente ad Angela Merkel, grazie di essere qua a Firenze in questo importante appuntamento che nasce dal desiderio di valorizzare insieme la presidenza tedesca del G7, di valorizzare insieme tutte le grandi sfide che abbiamo di fronte. Noi abbiamo scelto di fare questo appuntamento in una città che è una città all'insegna della bellezza e credo che questo simbolo che abbiamo dietro di noi rappresenti molto di quello che può essere l'Europa oggi nel mondo, non soltanto per il valore simbolico del David contro Golia, ma anche e soprattutto per il simbolo della bellezza, che è parte della sfida che noi abbiamo di fronte. Noi oggi continuiamo a parlare sempre e soltanto di questioni economiche. Lo facciamo noi, lo fate voi giornalisti, lo fanno i dirigenti e gli opinionisti, ma dimentichiamo che c'è un tema nel quale l'Europa ha un grandissimo elemento di forza nel mondo, che è la capacità di ispirazione, di dare valori, di dare ideali. Ce ne siamo resi conto quando tutti insieme, mano nella mano, abbiamo marciato a Parigi. Domenica scorsa, 2 domeniche fa, dopo il terribile attacco a Charlie Hebdo, ce ne siamo resi conto quando ci rendiamo conto che l'Europa nel mondo è innanzitutto un'idea e un ideale e come tale va difeso e promosso. E per questi motivi sono davvero convinto, con Angela, ce lo siamo detti ieri, mangiando insieme a Palazzo Vecchio, nella sala in cui la famiglia Medici riceveva i cittadini accanto al luogo dove lavorava Machiavelli, di fronte alla bellezza della storia di Firenze, che forse tutti noi insieme dobbiamo cambiare la narrativa dell'Europa. Dobbiamo tornare a entusiasmare i giovani, dobbiamo tornare a appassionare i nostri cittadini, non soltanto con le discussioni di natura economica o burocratica, ma anche con dei grandi messaggi ideali che parlino al cuore di ciascuno di noi. Su questo l'impegno insieme alla Germania di Angela Merkel è per il nostro paese totale. Noi siamo convinti, cara Angela, che cambiare la narrativa dell'Europa sia possibile, sia l'unica strada per affrontare il rischio di coloro i quali vorrebbero distruggere l'unità dell'Europa e i valori costitutivi del nostro continente. Naturalmente abbiamo discusso anche di questioni economiche. Tutti voi sarete, immagino che sarete curiosi di sapere di più ciò che ci attende dopo le valutazioni di questo ultimo mese. Nell'ultimo mese è stato presentato il piano degli investimenti di Jean-Claude Juncker, che abbiamo discusso in sede di Consiglio europeo insieme. Abbiamo sentito la comunicazione sulla flessibilità della Commissione europea. Abbiamo visto ieri le decisioni dell'ECB sul QE, sulle decisioni della Banca Centrale Europea sul quantitative easing e abbiamo anche visto come l'euro stia recuperando un proprio posizionamento rispetto al dollaro. Questi quattro fattori: piano investimenti, comunicazione sulla flessibilità, dollaro-euro, QE, sono argomenti molto molto importanti accaduti nel giro dell'ultimo mese. Magari non sempre abbiamo le stesse opinioni sulle questioni economiche, come è naturale, anche io veniamo da due storie diverse, da due partiti politici diversi, ma credo che siano il simbolo di un compromesso importante, significativo, i primi segnali che io giudico come positivi. Tutto questo, tutti questi cambiamenti che la politica economica europea sta vivendo, non devono però far
fermare o bloccare il percorso di riforme che i singoli paesi stanno facendo. Io parlo del mio, non parlo degli altri paesi. L'Italia sta attraversando una fase di riforme straordinaria. In 11 mesi abbiamo iniziato, e credo possiamo dirlo quasi concluso, la riforma della legge elettorale, una molto rilevante riforma della Carta Costituzionale. Abbiamo cambiato le regole del gioco sul lavoro, sulla giustizia civile, sul fisco, sulla pubblica amministrazione. Avremo dei provvedimenti importanti da qui al 20 febbraio anche sui temi dell'education, della scuola e dell'innovazione. Dunque l'Italia sta cambiando, non lo fa sulla base di una richiesta dell'Europa, ma lo fa perché è giusto. Non lo fa sulla base della richiesta di uno Stato membro, ma lo fa per i propri figli. Il percorso di riforme dopo le decisioni europee non è un percorso che si può bloccare, va accelerato. Ma, e ho finito, va accelerato questo percorso di riforme partendo dal presupposto che noi siamo l'Europa, e cioè che noi siamo capaci di una storia straordinaria, un passato che fa venire le vertigini come quello che abbiamo dietro di noi, e vogliamo destinare ai nostri figli qualcosa di ancora più bello, più grande, più significativo. Insomma, l'Europa non è soltanto un insieme di codici, l'Europa non è soltanto un insieme di burocrazia. E per questo sono grato ad Angela per aver scelto di vivere queste ore insieme, anche all'insegna della cultura. Chiudo proprio su questo. La grandezza di questa città, del patrimonio artistico fiorentino, deriva naturalmente da tanto, deriva da Michelangelo, deriva da, abbiamo visto Leonardo, abbiamo visto Vasari, abbiamo visto la grandezza dell'arte di Firenze, ma c'è stata una donna, l'elettrice palatina, che era l'ultima esponente della famiglia Medici e che si era sposata in Germania, che nel XVIII secolo, quando la famiglia Medici concluse la propria discendenza, decise di scrivere un testamento, della sua famiglia, non personale, dicendo che questi beni sarebbero stati, i beni culturali e artistici di Firenze, sarebbero dovuti sempre rimanere a Firenze per beneficio dei cittadini e di quella che lei chiamava i forestieri, perché l'arte e la cultura non fossero semplicemente un'esperienza di emozioni, ma fossero la costruzione di un'identità. Io credo profondamente in questa costruzione dell'identità. Sono certo che la guida tedesca del G7 aiuterà i paesi, questo formato, a crescere in questa direzione, e sono certo che tutti insieme riusciremo ad affrontare le sfide difficili, non dico armati della fionda come David contro Golia, ma armati della forza della nostra cultura e dalla bellezza che, come ha scritto un grande poeta russo proprio a Firenze, salverà il mondo. Io non so se riusciremo a salvare il mondo, ma a salvare un'idea di Europa sicuramente sì. Quindi grazie Angela per essere con noi, a te la parola. Caro Matteo, vorrei in primo luogo ringraziarti di cuore per la tua accoglienza. Hai accolto me e la mia delegazione nella tua città natale, e anche la cornice veramente molto impressionante e suggestiva. Suggestiva è stato anche il pranzo ieri sera e la visita agli uffici. Questo dimostra che l'Europa non ha iniziato con noi, non finirà con noi. C'è una lunga tradizione piena di cultura. L'Italia e Firenze soprattutto è un luogo simbolico per rappresentare l'Europa, per rappresentare i nostri valori comuni, per veramente renderli veri e tangibili. Hanno creato delle persone secoli fa cose che ci entusiasmano anche oggi, e quindi il nostro compito è quello di non essere gretti in Europa, ma di raccontare la storia per
per far capire alla gente qual è il valore aggiunto dell'Europa, e questo non può essere solo la burocrazia, devono essere più possibilità oltre a quanto ciascuno di noi fa a casa propria. Abbiamo parlato dettagliatamente dell'agenda di riforma di Matteo Renzi, che Matteo Renzi ha appuntato, approntato, e vorrei cogliere questa occasione per dire che è veramente un percorso di riforme molto ambizioso, e stima molto e apprezzo molto il fatto che non si suscita l'impressione che si faccia tutto questo perché ce lo dice Bruxelles o qualchedun altro, ma perché è positivo per gli italiani, perché crea possibilità di lavoro, perché dà occupazioni, perché dà una speranza ai giovani, perché torna a dare sicurezza alla gente, ed è questo quanto di cui noi abbiamo bisogno. Ci sono ovviamente resistenze nel processo politico, però auguro a te ogni successo, ogni possibile successo, e credo che alcune delle riforme generino presto i loro effetti, soprattutto per quello che riguarda il lavoro e anche la riforma dell'amministrazione pubblica. Ho parlato questa mattina con imprenditori tedeschi in Italia, con imprenditori che lavorano qui da anni e che lavorano per società tedesche. Tutti loro erano molto ottimisti che quello che sta succedendo sia qualcosa di positivo, che ci sono già impulsi che sono stati generati e vogliono appoggiare questo percorso, e anche questo è un segnale molto importante, perché noi come Stati non creiamo posti di lavoro, lo fanno le imprese, realizzando e facendo cose interessanti. Ci sono stretti rapporti tra l'economia tedesca e quella italiana, a volte non se ne parla sufficiente, abbiamo uno scambio commerciale molto intenso e abbiamo veramente legami molto intensi. Poi abbiamo parlato ovviamente dei provvedimenti europei, e voglio sottolineare espressamente che la proposta di Juncker per un programma di investimenti ha una funzione importante. E siamo ora noi che dobbiamo sviluppare dei progetti con i quali noi possiamo raccontare una narrativa per quello che riguarda il mondo digitale, per quello che riguarda le condizioni quadro. Abbiamo parlato della collaborazione italo-tedesca, abbiamo parlato del dossier della telecomunicazione, la presidenza italiana ha fatto dei progressi che deve andare avanti adesso sotto la presidenza della Lettonia, l'Italia e la Germania, qui collaboreranno strettamente, appoggeranno intensamente questi dossier, e soprattutto per quello che riguarda i tassi molto bassi, adesso è un momento positivo per effettuare delle riforme, e sono veramente profondamente convinta che l'Italia sfrutterà queste possibilità intensamente. Poi abbiamo parlato della presidenza tedesca del G7, c'è una grande concordanza per quello che riguarda le tematiche per noi importanti, la tematica energetica, per quello che riguarda la salute, poi le lezioni che abbiamo imparato dalla catastrofe dell'Ebola, ma anche le resistenze agli antibiotici. L'Italia sicuramente parteciperà alla conferenza di replenishment per quello che riguarda il Gavi, la Germania, l'Italia appoggia i nostri sforzi per quello che riguarda la formazione professionale delle donne, l'autonomia delle donne. Io da parte mia ho detto che utilizzeremo il G7 per occuparci anche della situazione per esempio in Libia, perché ovviamente per quello che riguarda i rifugiati questo paese è una grande sfida, soprattutto per l'Italia, ma in fin dei conti anche per noi tutti nell'Unione Europea. Ovviamente abbiamo parlato anche del tema della Russia e dell'Ucraina. Credo che qui le valutazioni siano corrispondenti, dobbiamo fare il possibile a livello diplomatico per fare dei progressi. Muoiono giornalmente le persone innocenti, non è una situazione soddisfacente. La nostra offerta alla Russia è quella di trovare delle soluzioni diplomatiche, è la stessa offerta che noi facciamo all'Ucraina, però ovviamente bisogna dire le cose come stanno quando ci sono stati i ferimenti del diritto internazionale. È una vista molto intensa nonostante il poco tempo, grazie. Io credo che questo contribuisca a rafforzare la migliore comprensione tra i nostri due paesi, e che l'Italia e la Germania in molte questioni abbiano le stesse idee per quello che riguarda un'Europa unita, e quindi di nuovo grazie per questo invito a Firenze, in questa città che ti ha influenzato così tanto, anche la tua carriera politica, è veramente un evento
momento un'esperienza magnifica. Grazie Angela, prossima volta faremo a Verona o a Palermo, stiamo ancora decidendo dove andare. Okay. Prima domanda, prego. Natalia Augias per il TG1 Rai. Presidente, volevo sapere come valuta le misure straordinarie prese da Mario Draghi ieri e se ritiene che debbano essere accompagnate, come in parte lei ha anticipato, da una parte sul fronte degli investimenti da maggiore flessibilità e sul fronte interno dal completamento delle riforme e quali tra queste considera veramente di svolta per il nostro Paese. And if I may, a question to Chancellor Merkel, I would like to know how you consider the measures taken by Mr. Draghi yesterday, and I know that you often warned European countries that they have to carry on with reforms, and so if you're looking at Italy, you partially answered this already, but how do you consider the structural reforms that the government is carrying out? Grazie. Le decisioni di ieri sono un passo in avanti, sono un passo in avanti importante, ma non decisivo. Guai a pensare che per uscire dalla situazione di stagnazione, di deflazione, possa bastare una sola misura. Credo che sia stato giusto che la Banca Centrale Europea, e lo dico nel rispetto dell'indipendenza del ruolo della banca, abbia preso le decisioni di ieri. Mi pare di capire che siano state decisioni prese praticamente all'unanimità o comunque a larga maggioranza. Dunque molto bene, siamo soddisfatti di questo, però non basta una decisione per cambiare l'Europa. Io ripeto, ci sono almeno 4 fattori nuovi, non negli ultimi anni, nell'ultimo mese. Juncker e il piano degli investimenti, comunicazione della flessibilità, QE e rapporto dollaro-euro, che poi parzialmente è la conseguenza di questo. Sono 4 fattori per l'Italia importantissimi. Ma voglio dirlo con molta chiarezza, innanzitutto a me stesso, ai membri del mio governo, alla maggioranza, alla minoranza, a tutte le forze politiche parlamentari italiane. Quello che è accaduto a Francoforte, a Bruxelles, a Strasburgo, sui mercati internazionali di cambiamento, impone di fare ancora più velocemente le riforme. Ancora con più determinazione le riforme. L'Italia può e deve mettere il turbo nelle riforme. Noi sappiamo che la rapidità delle riforme in Italia dopo tanti anni di palude è impressionante. In 11 mesi tutti i grandi temi sono stati aggrediti, alcuni già conclusi, altri in via di conclusione. Ma dobbiamo fare ancora più veloce. Quindi guai a chi pensasse che siccome c'è il QI o siccome c'è il piano degli investimenti o siccome c'è la comunicazione sulla flessibilità, allora possiamo scalare marcia. No, dobbiamo investire con ancora più decisione. Quanto alla priorità, voi sapete che per me è molto importante la riforma della pubblica amministrazione, la legge elettorale. Ho suggerito ieri, scherzando ad Angela, di usare la stessa legge elettorale nostra, ma in realtà questo intanto ce la facciamo per l'Italia, poi la Germania farà come crede, perché è una legge elettorale che consente un vincitore certo. Voi sapete l'importanza del fisco, l'importanza della giustizia, però per me la riforma principale è quella della scuola, dell'educazione e soprattutto, e finisco, la riforma strutturale più importante per l'Italia è tornare a credere nel nostro futuro. Troppi italiani hanno paura, hanno l'impressione che le cose non vadano e quindi sono molto contratti e quindi spendono poco e quindi credono poco nel futuro. La riforma strutturale sarà quella di ridare fiducia agli italiani e la faremo con grande determinazione, senza indietreggiare di un centimetro, ma anzi accelerando e mettendo il turbo nelle nostre riforme. Io sono dell'avviso che la Banca Centrale Europea
prende le sue decisioni di politica monetaria in maniera indipendente, quindi noi in Germania non commentiamo né positivamente né negativamente, l'ho già detto ieri, per me come politica è importante che la politica adesso non deve fare più nulla, quindi sono molto tranquillizzata, mi tranquillizza molto quello che avviene in Italia, perché in Italia ci sono delle riforme, qui si fanno i passi previsti, così si genera fiducia a livello politica, nessuna banca centrale del mondo potrà sostituire la politica, ma la politica deve assumersi la propria responsabilità e quello che viene fatto qui a livello di riforme in tutti i settori, ma soprattutto a livello psicologico nel settore dell'occupazione è molto importante, perché gli imprenditori tedeschi mi hanno detto questa mattina che adesso possono assumere persone, conoscono le condizioni, non hanno paura di assumere costi non calcolabili, e questa determinazione e questa fiducia, io so cosa succede, farà sì che nascano nuovi posti di lavoro, e credo che questo, visto le decisioni prese, adesso possiamo agire in maniera ancora più chiara, eliminando gli ostacoli alla crescita, eliminando gli ostacoli alla burocrazia sia a casa che a Bruxelles, e congiuntamente faremo dei progressi per quello che riguarda la narrativa dell'Europa e collaboreremo veramente strettamente in questo spirito. Udo Gümpel, NTV RTL. Udo Gümpel della NTR, lei è sotto il David di Michelangelo, in Germania si parla della difesa dell'Occidente e dei suoi valori, qual è il ruolo dell'Italia, Firenze, in questa discussione che si svolge in Germania che non tutti conoscono? La seconda domanda riguarda l'attualità delle decisioni della Banca Centrale Europea, spera lei che lo spirito di riforma, l'impegno di riforma dell'Italia in Grecia non ceda dopo questa decisione, a causa di questa decisione, come racconterà ai cittadini tedeschi e agli europei, cosa farà per tranquillizzarli, qual è ciò che lei porta dall'Italia? Lo risparmio perché già lo sa. La domanda è: in Germania ma anche in altri paesi europei si teme che la doccia calda degli euro fatti adesso da Francoforte possa finire con rallentare il corso delle riforme intraprese in Italia? Grazie. Ho parlato dettagliatamente con Matteo Renzi di tutti i passi di questo programma di riforma, tutte le volte che ci vediamo c'è un booklet che porta con sé Matteo Renzi e mi può dire veramente quali sono i passi di riforma, a che livello sono le riforme, a che punto siamo, quindi conosco tutti i passi della legislazione italiana per quello che riguarda le riforme, non ho dubbio che quello che si è proposto Matteo Renzi col suo governo che venga anche implementato, applicato, come io trovo, anche con una velocità veramente impressionante, non viene rimandato nulla, ma si prendono tante decisioni e passo dopo passo viene implementato ciò che è stato deciso a livello politico, quindi non ho l'impressione per quello che riguarda l'Italia che le decisioni della Banca Centrale Europea possano far sì che l'Italia adesso dica non facciamo più riforme ora, ma questo deve valere per tutti e adesso nelle prossime settimane e mesi faremo attenzione che questo avvenga. Sì, in effetti, come lei ha detto, siamo davanti al David, ciò ricordo al tempo al rinascimento in Europa, dove questa Europa è fiorita da un medioevo dove noi non eravamo senz'altro i più progrediti del mondo, l'Europa aveva subito una ricaduta e l'apertura, la curiosità, il riconoscimento, l'accettazione del bello, la professazione della bellezza per quello che riguarda anche la creatività dell'uomo, allora ha portato all'Europa ad una grande fioritura, abbiamo posto dei trends nel mondo, non soltanto nell'industria ma anche nell'arte, nella scienza, nella cultura. Quali sono le lezioni che apprendiamo?
per quello che riguarda il Medioevo, impariamo che l'Europa non deve essere determinante nel mondo, e noi vediamo che l'Europa, che gli altri continenti non dormano, l'Asia, l'America, ma vediamo anche che in Europa e anche altrove c'è creatività, c'è forza creativa, che noi possiamo, abbiamo avuto la possibilità di fare grandi invenzioni che hanno plasmato l'uomo, dove l'uomo non è solo libero, ma deve anche assumere responsabilità per rivivere tutto questo. Questo è quello che dobbiamo fare, cioè ripetere, rivitalizzare questo per i nostri figli e per i figli dei nostri figli. Credo di averle già risposto. Noi siamo assolutamente convinti che questo sia il momento nel quale bisogna accelerare ancora di più, e non è semplice in Italia per il tradizionale approccio, per cui bisogna andare piano. No, noi stiamo andando molto veloce, molto decisi. Peraltro è nostro interesse fare veloce, perché prima terminiamo il pacchetto di riforme strutturali, prima possiamo dare stabilità complessiva al sistema. Allora, per tutto il 2015 io non guarderò i sondaggi. Per tutto il 2015 noi andremo diritti all'obiettivo. Credo che nell'arco di qualche settimana barra mese la stragrande maggioranza delle riforme sarà completata. E rispondo sulle riforme collegandomi al David, non è propriamente la domanda che lei ha fatto, ma gliela dico lo stesso. Sa cosa disse Michelangelo quando gli fu chiesto: ma come hai fatto a fare questo straordinario capolavoro? Michelangelo, che era un po' strano come tutti i fiorentini, rispose: è stato facile, è bastato togliere il marmo in eccesso. È la stessa cosa che noi stiamo facendo con le riforme in Italia. L'Italia non ha bisogno di cambiare chissà che cosa, ha da eliminare dell'eccesso, soprattutto nella burocrazia. E noi, stia tranquillo che questa è una cosa che abbiamo interesse innanzitutto noi a farlo. Da questo punto di vista la decisione dell'ICB non cambia assolutamente niente, anzi no, cambia, cioè ci costringe a fare ancora più di corsa. Sì, Nicola Filippone, il Sole 24 Ore Radio Core. Io avrei due domande rapide per entrambi. La prima, rapidissime, proprio veramente due flash. La prima, ritornando sulla decisione della BCE, se non pensate che si poteva fare di più sul fronte della condivisione del rischio, e poi sulla Grecia, a pochi giorni dalle elezioni, se temete che un'eventuale vittoria di Tsipras possa avere conseguenze molto negative per l'euro e l'eurozona, e se pensate che si possa eventualmente aprire un tavolo per rinegoziare il debito pubblico. Grazie. Queste non sono due domande flash, questa è un'enciclopedia. Risponderò molto rapido. Si può sempre fare di più, ma quel che è stato fatto è fatto, adesso bisogna lavorare. Questo sull'ICB. Quanto alla Grecia, io non sono preoccupato dei risultati greci, soprattutto rispetto alla libera determinazione dei cittadini della Grecia. Dalla prossima settimana i 27 partner lavoreranno con il nuovo, o se sarà confermato Samaras, l'attuale primo ministro, presidente del Consiglio greco, con grande disponibilità nel rispetto del percorso che abbiamo già avviato, e credo che la situazione greca sarà affrontata insieme a tutti gli altri partner con tranquillità, decisione, rispetto del percorso stabilito e desiderio di tenere la Grecia dentro la grande storia dell'Unione Europea. Ho già detto, per quello che riguarda i dettagli, che non prendo posizione per quello che riguarda la BCE, perché la BCE prende queste decisioni in maniera autonoma, quindi non posso aggiungere nulla. Per quello che riguarda la Grecia, mi associo a quello che ha detto Matteo: aspettiamo le elezioni, la popolazione greca voterà in maniera libera ed indipendente, e poi dopo avvieremo un dialogo, un colloquio con il governo eletto o che c'è già oggi, e poi parleremo come continuare il percorso.
percorso, la Grecia ha una strada, ha avuto un percorso molto pieno di sacrificio anche per la gente che è già stato percorso e ha rispettato quelle che sono state le basi dei nostri accordi, solidarietà quindi dei paesi dell'euro con la Grecia e sforzi propri dall'altro canto, e questa dualità, questi due lati della stessa medaglia anche in futuro determineranno questo percorso, la strada da percorrere, e io sono sicura che tranquillamente troveremo delle soluzioni. Annette Reuter della Presseagentur, una domanda sulla Russia per quello che riguarda la cancelliera. Avete parlato anche di un accordo, quali sono le condizioni soprattutto? Ho detto quanto segue. In primo luogo dobbiamo implementare l'accordo di Minsk. C'è stato un colloquio di ministri degli esteri del formato Normandie, abbiamo bisogno di un incontro del gruppo di contatto in modo che ci sia qualcosa non solo sulla carta, ma vengano ritirate anche le armi pesanti e venga rigenerata la tregua che negli ultimi giorni non è stato rispettato come invece era alcune settimane prima. E ho detto, se si guardano i rapporti nel suo complesso tra la Russia e l'Unione Europea, e non l'ho detto per la prima volta, ci si può immaginare che se abbiamo risolto una parte dei problemi dell'Ucraina, allora anche tra l'Unione Europea e l'Unione Eurasica, che è stata appena fondata, possono esserci dei colloqui su questioni commerciali, dove si possa parlare anche di questioni di associative dell'Ucraina, della Moldavia, in modo da poter lavorare meglio, perché attualmente abbiamo una serie di barriere, ed altro, e soprattutto anche blocchi commerciali, soprattutto tra l'Ucraina e la Russia, anche se abbiamo ancora un anno di tempo prima di parlare delle questioni commerciali, e deve essere una qualcosa reciproca per la Russia e per l'Ucraina che noi superiamo questi ostacoli. So che ovviamente dobbiamo parlare a livello di Unione Europea, però per me questo potrebbe essere una soluzione buona, praticabile. Spero anch'io che si possa rapidamente ritornare a soluzioni positive rispetto al conflitto russo-ucraino. Noi abbiamo avuto lunghe discussioni tra di noi, anche molto serrate, e sempre abbiamo fatto privilegiare al termine l'unità dell'Unione Europea e l'unità anche dei paesi del G7 e dei paesi con i nostri amici e alleati americani. Io credo che questo anno sarà molto importante anche nel tentativo di trovare delle soluzioni come quelle che Angela ha appena prospettato. Detto questo, voglio di nuovo ringraziare tutti voi per essere stati qui, ma soprattutto un ringraziamento particolare ad Angela. Nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo un grande lavoro da fare insieme. Spero che possiamo farlo tenendo negli occhi e nel cuore non soltanto le immagini e la bellezza di questi giorni, ma anche la grande storia di amicizia italo-tedesca che io sono certo è molto importante, ma che avrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la pagina più bella ancora da scrivere. E quindi grazie di cuore e buona giornata a tutti. Grazie Angela per essere stata qua. Grazie.